Ciao a tutti amici, sono Happy, bentornati su Mega Wow! Oggi non sono solo un semplice unicorno, oggi sono qui nella mia veste di astronomo! Eh no, non è una specie di magia, è scienza! Per esempio, lo sapevate che le stelle non sono fatte di zucchero filato? Lo so, un bel trauma anche per me! Oppure, provate ad indovinare questa! Cosa succede il 21 giugno? Un solstizio? Un equinozio? O un'eclissi? Un equinozio, che parola buffa. A proposito, prima che mi dimentichi, ma voi lo sapevate che anche le LOL di Lilla stanno per finire la scuola? Dovete assolutamente vedere, perché io sono rimasto senza parole. Sono bravissime, più di me, e sono pure delle bambole. Ciao Happy, ciao ragazzi di Mega Wow, come state? Oggi entriamo tutti in questa classe di LOL, perché voglio farvi vedere 6 differenze fra il primo giorno di scuola e l'ultimo. E se hai da raccontarci anche tu un episodio divertente, mi raccomando, scrivilo nei commenti. Io ed Happy non vediamo l'ora di leggerli. Ma adesso partiamo con la prima differenza: i professori. Primo giorno di scuola per il professore. Oh, ma questa classe è stupenda! Sono ragazzi così promettenti e intelligenti. Insegnerò loro ogni cosa che so. Diventeranno adulti andando in giro per il mondo e si ricorderanno della dedizione che il loro caro professore ha avuto, spiegandogli il meglio. Oh, sarà un anno fantastico! Ultimo giorno di scuola per il professore. No! No, questa classe è un inferno! Fatemi uscire di qui! Per fortuna questo è l'ultimo giorno, non li vedrò, io mi chiudo in casa, altro che piscina, io non li voglio vedere, rischio di incontrarli per strada, no, questi sciamannati io non li voglio mai più vedere! Ma guardali come si divertono mentre io mi dispero! Sono proprio una razza di sciamannati, disordinati, sciatti, piccoli creatori di... Ma da domani vacanza, io non mi ricorderò più neppure i vostri nomi. Vi voglio dimenticare tutti. Non mi mancherete mai. Allora, vediamo. Se noi consideriamo questa ellittica e poi sommiamo la forza di gravità... Ma certo, è chiarissimo! Dopo tutti i miei calcoli posso dire con certezza che la pizza più buona di tutte è quella con le patatine in würstel. Outfit del primo giorno di scuola. Oh, buongiorno, buon primo giorno di scuola! Buongiorno a te, Sia, come sei carina! Oh, grazie! Ho studiato moltissimo per questo outfit del primo giorno. Voglio essere sempre carina, ordinata, voglio essere al super top! Tutti mi chiederanno dove ho preso le mie scarpe, dove ho preso il mio vestito, che profumo uso. Insomma, quest'anno sarà la reginetta della scuola. Giusto, dobbiamo andare sempre ordinate! Outfit ultimo giorno di scuola. Buongiorno Sia. Buongiorno Fiorellino. Ma come ti sei vestita? No, basta. Io non mi vesto più per andare a scuola. Sei in pigiama? Già, esco dal letto e vengo direttamente qui. Le tue scarpe sono diverse. Fai vedere. Ma hai una ciabatta e una scarpa. Questo ti fa capire che ho messo un po' di buona volontà nel prepararmi, no? Ma io l'anno prossimo vengo tutti i giorni in tuta. Altro che mettersi lì, prepararsi, lavarsi. No, io mi sveglio e mi butto sull'autobus, ecco. La scuola è una guerra. Le sedie che ti strappano la gonna, le penne che ti cadono sui vestiti e te le segnano. No. Tutta la vita. Beh, mi sa che forse in fondo ho ragione. Sono arrivata all'ultimo giorno di scuola. Ho capito dov'è la verità. Ho capito, ok. Calma. Pigiama. Soluzione pigiama, va bene. Pigiama. Aspettative del primo giorno di scuola. Quest'anno inizierò col piede giusto. Studierò ogni giorno, anche quando non ci sono i compiti, perché comunque se spiegano devo ripassare quegli appunti. Anche se non ci sono verifiche, anche se non ci sono compiti in classe o interrogazioni. Quest'anno avrò tutti 8. No, 9. E sai che ti dico? 10 in quasi tutte le materie, tutti gli altri 9. Quest'anno si punta al 10, dal primo giorno. Aspettative dell'ultimo giorno di scuola. Sia, cosa stai facendo lì per terra? Prof, per favore, almeno 6. Cioè, 6. Potrebbe mettermelo. Niente affatto, non hai la sufficienza nella mia materia. Avresti dovuto impegnarti di più. Ma non sapevo che dovevo impegnarmi tutti i giorni per più di 200 giorni. Dai, prof, 6. Almeno 6. Dai, 6 siamo tutti felici. No. 6. Ma 0. Ok. Allora, il 6 è 1-0 con un braccino alzato in fondo.
Prof, dove vai? Prof, stai, sei, prof! Ma sei, basta e avanza, uffa! Mi raccomando, ragazzi, so che qualcuno di voi dovrà fare ancora qualche compito, ma quando si studia è importante fare anche delle piccole pause, magari per fare uno spuntino. Ascoltate, professor Happy! Lui zì che grande genziato! I nuovi compagni, il primo giorno di scuola. Uff, quanto è passato dall'inizio della lezione? A cosa? 4 minuti? Mi sembra un'eternità. Perché non smettono di parlare? Ah, che fastidio che mi danno le loro voci! E poi perché mi hanno messo questa carciofona super alta vicino? Così sembro una nana. Uffa, no, voglio tornare a casa nel silenzio della mia stanzetta. Chi sono questi strani vicino a me? Compagni di classe, l'ultimo giorno di scuola. No! Come faremo? Come faremo a stare lontane per 3 mesi? No, noi ci dobbiamo sentire tutti i giorni. Sì, sì, assolutamente. No, come faccio? Mi mancate già tantissimo. No, io non riesco a pensare ad una giornata senza di voi, compagni del mio cuore. Ti prego, sentiamoci ogni giorno. Te lo prometto, te lo prometto, te lo prometto. Ovunque i miei genitori mi porteranno, noi ci sentiremo tutti i giorni. Sì, ragazze, l'estate sembrerà lunghissima senza di voi. No, è drammatico. Materiale scolastico e libri, il primo giorno di scuola. Ah, il mio libro. No, Fiorellina, non so se hai visto quanto è bello il mio libro. Così intonso, senza neppure un segno. Senti che buon odore di libro nuovo. Ah, libro, ascoltami. Ti prometto che non userò mai neppure l'evidenziatore su di te. Mai, neppure un segnetto, solo quelli sottili, sottili. Con la matita, ma tutto cancellabile. Hai capito, libro? Libro, ascoltami. Tu sei il mio libro preferito. Sappilo. Materiale scolastico e libri, ultimo giorno di scuola. Oh, allora ragazzi, tirate fuori i vostri libri perché devo assegnare i compiti per le vacanze. Ah sì, fammi tirare fuori il mio libro. Tac, pronti? Me lo ricordavo diverso all'inizio dell'anno. Ne abbiamo passate di cose insieme. Grandi battaglie, io e il mio libro. A proposito, hai da prestarmi una penna, una matita, non so, una biro? Purtroppo no. A circa metà anno ho perso qualsiasi cosa. Non porto più neanche l'astuccio. Capisco, vabbè. Teniamo a mente tutto. Infatti non c'è bisogno di scrivere. Rapporto con la mamma, il primo giorno di scuola. No, mamma, non mi lasciare, ti prego. Ma guarda che ti divertirai un sacco. Hai un sacco di cose da imparare e amici da conoscere. No, io qui non conosco nessuno. Dammi la mano. E va bene, entriamo. E puoi rimanere tutta l'ora? Ma assolutamente no, guarda. Va bene se ti lascio tantissimi baci. Sì, vabbè, mi sento un po' più sicura. Stringimi ancora un po' la mano. E va bene, però solo fino al suono della campanella, va bene, Sia? Sì, va bene, ok. Grazie, mamma. Qui proprio neanche il prof conosco. Oh, che brutta situazione. Rapporto con la mamma, l'ultimo giorno di scuola. Vieni, tesoro, dammi la mano. Entriamo in classe. Stai scherzando, non te la do la mano. Ma qui mi conoscono tutti. Dimmi un po' te se adesso vuoi che io ti stringa la mano. Vai via. Anzi, la prossima volta... Sì? Parcheggia la macchina 3 isolati più in là. Vengo a piedi da sola, capito? Vai. Ma tesoro, ma... No, vai mamma, dai. Ok, ciao. Ma con questi baci! Ragazzi, vi sono piaciuti questi confronti tra il primo e l'ultimo giorno di scuola? Quale vi è piaciuto di più? Qual è il più simile a quello che avete vissuto voi? Mi raccomando, lasciate un commento se volete darci altre idee. Magari con Sia possiamo fare un altro video. Mi sembra un'idea fantastica, potrebbe praticamente essere venuta a me da quanto è bella. Ah, grazie Sia. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, esprimete cliccando sul pollice in su. E se adorate il canale di Happy quanto me, iscrivetevi! Esatto. E cliccate sulla campanella per non perdere neppure un video con Happy. Se invece volete vedere altri video con Sia, beh, quelli li trovate sul mio di canale. Che potrebbe essere anche il mio un giorno. Potrebbe. E infine fateci sapere se state per andare in vacanza anche voi o farete dei corsi, degli studi aggiuntivi, degli sport. Siamo sempre molto curiosi di leggervi. Un bacione a tutti e ciao Happy. Ciao. Bene amici, ditemi voi cosa preferite, il primo o l'ultimo giorno di scuola? Io il primo, perché so che così alla fine finisce. La risposta alla domanda è... il solstizio d'estate! Esatto! Il giorno in cui inizia l'estate, lo sapevate? Allora lasciate un like e iscrivetevi al canale. A presto, ciao!